Allora, intanto come gruppo politico posso preannunciare che nel nuovo bilancio previsionale del 2021 proporrò all'amministrazione comunale altre iniziative, anche turistiche, iniziative ludico-ricreative oppure altre iniziative di agevolazione sempre nel solco dell'assoluta normativa nazionale per dare un impulso di nuove iniziative in linea con quello che è il piano nazionale di resilienza. E quindi anche il Comune di Nicosia vedrà il gruppo politico di Forza Italia da me rappresentato in prima linea per cercare di rilanciare la nostra economia, perché solo attraverso il rilancio ci può essere futuro. E voglio ricordare a tutti i miei concittadini la scadenza del 21 giugno per quanto riguarda il bando appunto che abbiamo già attivato con il Comune di Nicosia con un regolamento ad hoc affinché si possa avere un primo risultato con questi contributi a fondo perduto che riguarda le attività commerciali e artigianali che sono state chiuse durante il periodo di lockdown, che riguarda ad hoc le attività culturali, sportive e ricreative con una somma stanziata proprio ad hoc anche per queste attività. Dico questo, oggi mi sono sentito con un autorevole esponente della giunta comunale, qualora lunedì mattina dovessimo verificare che il numero delle istanze non è adeguatamente sufficiente a quello che se ne ha avuto sul territorio l'opportuna e necessaria conoscenza, mi sono fatto promotore eventualmente di chiedere una dilazione, però attualmente ribadiamo che la scadenza è quella del 21 giugno, quindi a tutti attraverso l'indirizzo PEC del Comune di Nicosia, che questa emittente manderà in sovrimpressione, potete inviare la vostra richiesta e la vostra domanda. Grazie.